parti dalla sala stampa dove sono andato col Cevicerno e siamo con il mister Antonio Palo. Buongiorno mister. Buongiorno a tutti. Mister, possiamo dire che siamo a casa, ritorniamo nel nostro amato stadio Donato Curcio. Domani ci attende la prima sfida in casa contro il Catania. Come sta la squadra? Beh, prima di tutto, finalmente ritorniamo nel nostro campo e sarà una grande emozione, anche perché penso che sia la prima partita dei professionisti al Donato Curcio, quindi il nostro obiettivo è quello di mettercela tutta per cercare di portare la vittoria a casa e regalare i 3 punti a tutto il pubblico e ai tifosi di Picerno. La squadra sta bene. E stiamo cercando di recuperare dopo mercoledì perché c'è stato un grande dispendio di energia, però ripeto, anche il Catania ha 2 partite nelle gambe, quindi dobbiamo cercare di recuperare il prima possibile, andare domenica, lunedì in campo e cercare di dare il meglio di noi stessi e cercare di riscattarci dopo la sconfitta di mercoledì a Monopoli. L'ho detto anche lei ora qualche istante fa, è la gara che è stata spostata a lunedì alle ore 15, un giorno in più anche per noi per recuperare visto il dispendio di energie contro il Monopoli. Come ha trovato i ragazzi dopo la sconfitta contro il Monopoli? Beh, dopo una sconfitta non è mai bello allenarsi oppure riprendere gli allenamenti, però comunque ci sta perché, ripeto, come ho detto, una sconfitta ci può stare, sta nel nostro percorso di crescita e adesso dobbiamo già accantonare il Monopoli e pensare, stare subito con la testa e pensare già al Catania perché troveremo una squadra importante, una squadra di categoria con giocatori importanti e con un grande blasone come la società. E sappiamo che andiamo ad affrontare una partita difficile, loro vengono da una sconfitta giovedì con la Turris, però li ho visti giocare, giocano un gran bel calcio e niente, noi dovremo triplicare le Una nostre squadra del Catania forze. che comunque di per sé, è vero, ha fatto un punto nelle ultime 4 sfide, è una sconfitta interna contro la Turris, ma anche una squadra che gioca comunque con il partito a testa alta, con la massima intensità. È vero, è quarto ultimo in classifica, ma comunque è una squadra da non sottovalutare, visto anche, come ha detto lei, anche il blasone di questa squadra. No, io penso che la classifica del Catania è bugiarda, perché comunque il Catania è una squadra con giocatori importanti e con un allenatore che fa giocare bene la squadra. E, ripeto, ma da adesso in poi tutte le partite sono difficili in questo campionato, quindi con chi giocheremo, saranno guerre, saranno battaglie e noi dobbiamo andare con quello spirito in campo. Io non finirò mai di dire che questo campionato si deve affrontare dalla prima all'ultima giornata, sempre con il coltello tra i denti e con la giusta concentrazione cercare di fare meno errori possibili, perché ripeto, io continuo a dirlo che chi sbaglia di meno porta punti a casa in questa categoria e noi dobbiamo ancora migliorare sotto questo punto di vista e sbagliare il meno possibile. Ripeto, lunedì ci aspetta secondo me una partita molto molto difficile e dobbiamo essere bravi ad affrontarla nel miglior dei modi e cercare di aggredire subito la squadra e non farla giocare, perché ripeto, questa è una squadra che se gli permette il gioco ci può mettere in seria difficoltà. Che calore si aspettano per questa società, per questo paese che vivrà per la prima volta la Lega Pro a Picerno? Cosa si aspetta lei? Beh, io sicuramente mi aspetto un grande calore da parte dei tifosi, ma già finora non ci hanno fatto mai mancare, nonostante abbiamo sempre giocato in trasferta, perché giocare a Potenza era come se stessimo giocando in trasferta, quindi anche lì non ci hanno fatto mai mancare il loro calore, ma sono certo che lunedì sarà una bolgia questo piccolo stadio per noi e dovrebbe essere, secondo me, deve essere l'arma in più e il dodicesimo uomo che ci deve portare quegli stimoli e quella forza in più per cercare di portare a casa questi 3 punti oppure muovere la classifica, perché per noi è importantissimo ogni domenica fare un passettino verso il nostro unico obiettivo che è la salvezza. E niente, sono certo che lunedì i tifosi ci daranno una grandissima mano, perché qui essendo piccolino il campo, i tifosi ce l'hai tutti quanti vicini. Ripeto, il calore dei tifosi di Picerno, sicuramente ci darà una grandissima spinta, ne sono certo. Grazie, mister. Grazie a voi.